Benvenuti a tutti alla seconda partita di ritorno della fase eliminazione diretta della seconda edizione del Mondiale per Club. Come potete vedere la farò giocare alla CPU perché io ho da fare due o tre cose, devo mettermi in sicurezza alcuni dispositivi perché attenzione alle truffe ragazzi, stanno girando molte truffe telefoniche e gente che si spaccia, che ti accusa di cose che non hai commesso. Attenzione massima, se così è, chiamate subito i carabinieri, anche se è un numero privato, fate denuncia a ignoti, non state a dormire, occhio. Tolto via questo che ho detto, andiamo avanti. La formazione, come potete vedere, è rimaneggiata, però non dovremmo avere problemi dal 2-0 dell'andata a San Siro e godiamoci questa partita, o perlomeno godetevela, perché io ho da fare due o tre cose e quindi non posso giocarla. Speriamo di non perdere 3-0, sarebbe il colmo. Andiamo avanti, calcio d'inizio e si parte. Io appena riesco prendo in mano le cuffie, insomma commentiamo un po' così. Vi devo dire la verità, mi sta passando un po' la voglia di giocare ai giochi di calcio, perché sono alla lunga, sono monotoni, sono sempre uguali. Però finché avrò la voglia li giocherò e li porterò. Siamo allo stadio del La Portada, Deportes La Serena, squadra che bisogna tenere sott'occhio. Speriamo di fare una bella figura. Andiamo in campo, ragazzi. Giocherà la CPU, io manovrerò solo con molta calma e attenzione. Adesso, appena riesco, riprendo in mano la partita a livello di visore. Godetevela, godetevela. Attenzione, intanto qua c'è un lancio pericoloso. Kier, vai, andiamo, ragazzi. Forza, Krunic. Dai, 5 minuti la facciamo, dai, Krunic, Origi. De Ketelaere, Lazecic, gran manovra del Milan, destro, pallone in mezzo, De Ketelaere, grandissima azione del Milan e chiudiamo i conti ragazzi. Adesso qui grande azione, tutta in velocità. Adesso alla Serena, al Deportes, ne servirebbero non due, non tre, ma quattro gol per passare il turno. Non c'è partita, dai, andiamo avanti. Arrivo.
Ah, 3-0. Bene, bene, adesso poi dovrò fare due cose in casa. Quindi lasciamo ormai, la partita è chiusa, dovrebbero farne 6 loro, per carità. Assolutamente padrone il Milan di questa partita. Qui c'è fallo. Pensare che questo Deportes ha dei giocatori non male. Il problema è che il Milan ha un'altra tenacia, un altro approccio alle partite. Attenzione che qui andiamo a fare 4. Grande Krunic. Calabria. La mette in mezzo Krunic, esce Lopez. Aspettiamo che finisca il primo tempo, commentiamo un po' così, con disinteresse, senza tirarcela troppo, perché adesso inizierà poi la fase calda veramente qua. Ma se il Milan gioca così, ragazzi, tanta roba. E qui c'è il 4. Mamma mia, che potenza. 4-0, non c'è partita. Non c'è partita. Non c'è partita. Adesso dovrebbero farne 7. Porca troia. No, mai più, dai. Fin troppo facile per il Milan. Però ci sta. Giocatori di un livello tecnico-tattico veramente impressionante. Ma così come il Napoli, come l'Inter, la Juve, la stessa Roma, anche la Lazio c'ha una bella squadra. Il problema è che, secondo me, il fattore di PES è che sono scrittate in base alla valutazione generale in tutti i campionati di questo gioco delle stelle che ha le squadre. Più le squadre sono alte e più la velocità di gioco si alza, quindi lo script. Consiglio che posso dare io, ma anche su FIFA, di abbassare il livello di velocità di gioco, perché se no non capite più niente. Ok, dai, andiamo a vederci se ci abbiamo da fare qualche cambio. Cioè, facciamo riposare magari quelli che tipo, ecco ad esempio, ma perché mi ha messo Teo Hernandez lì? Vabbè, lasciamolo qui, mettiamo Tomori, dai, che cacchio fa? Krunic io lo andrei a togliere, metterei Pobega che non gioca quasi mai, De Ketelaere ha rassegnato dei bei gol, mettiamo Messias. Kalulu dove può giocare? Ah ecco, c'è Kalulu. Kalulu lo mettiamo qui, dai, anche se non è più destro, quindi mettiamo Calabria a sinistra. Via, dai, andiamo in campo così, godetevi il secondo tempo, io appena riesco arrivo.
questa è quella che avevo io, che è attaccato lì. Quella che ho dato io, che non so qua. Quella che avevo io è quella lì, che non trovavi più, che non è stata lì. Vedi, questo, cioè, funziona tutto, funziona con questo. Poi così quando non rovina si chiude e si porta via la chiave. Bene, 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 bene. Vedo un bel 5 a 1 qua. Partita oramai sonnolenta, noiosa, non c'è colpi di scena, chiaramente. La diversità delle squadre si vede anche in un gioco. Ci ha provato il Deportes, però, ripeto. Qua una bella parata di Jungal. Poi andremo a vedere gli accoppiamenti del secondo turno. Sempre andata e ritorno, tranne la finale. Tanto entra Carreno, esce Valencia. Cavallaro Diaz, attenzione, qui potevi anche lasciarlo andare Tomori. Povega butta via pallone. Siamo alle conclusioni e c'è fallo qua, calcio di punizione per il Milan. Kalulu ha giocato un po' le cosiddette seconde linee, ma neanche seconde linee. A me ad esempio Tonali e Giroud non mi piacciono. Forte Giroud, per carità, però non lo scambierei mai con Leao io, assolutamente. Anche questo Dest non è male. Adesso gliela diamo dentro, Lazetic. Non si lamenta di un rigore, dai. Lascia stare, su. Tempo scaduto e si finirà così, col Milan che passa al secondo turno e il Deportes è eliminato. Ultimo minuto, ancora Dest, ne ha ancora questo giocatore. Crossa, crossa, non aspettare che arrivi l'uomo, crossa. Anche ste cose qua, sti giochi, non so come sono messi. E si finisce così, il Milan passa il turno e andiamo subito a vederci. Tanto Lazetic è lui, si porterà a casa il pallone, tripletta, molto bene. Andiamo velocemente a vederci come sono finite le altre partite. Allora, sarà Milan-Barcellona il secondo turno, poi City-Liverpool, derby inglese, Borussia Dortmund eliminato, Real Madrid-Siviglia, Bayern Monaco fuori, mamma mia, Juventus fuori, 2-0 l'andata, 1-0 al ritorno, e quindi sarà Manchester United Paris Saint Germain, se non vado errato. Gli accoppiamenti sono proprio questi, sì. Milan Barcellona, Manchester City Liverpool, gran partita. Real Madrid Siviglia, altro derby spagnolo. Manchester United Paris Saint Germain, attenzione, vediamo dove giocheremo. In casa, e qui sarà importante non subire gol nei quarti di finale di andata. Ragazzi, per adesso è tutto, io vi saluto, vi auguro buon appetito e ci rivediamo. Ciao ciao.